tutti e benvenuti o bentornati su The Dottora. Nel video articolo di oggi vedremo 10 cibi che sarebbe meglio evitare se si soffre di sindrome dell'ovaio policistico. Ma prima di iniziare col video articolo di oggi vi devo chiedere di iscrivervi a questo canale e lasciare un bel like per farmi capire che apprezzate i video di The Dottora. Magari anche condivideteli con chi pensate possa apprezzarli ugualmente. Vi chiedo anche, se gradite farlo, di schiacciare il tasto qua sotto grazie se desiderate contribuire anche con un piccolo contributo economico a questo canale. Bene, ora possiamo iniziare, dopo questa introduzione, col video articolo di oggi. Il titolo del video è 10 cibi da evitare in caso di sindrome dell'ovaio policistico o PCOS. In realtà questi cibi sono da evitare non perché siano brutti o cattivi di per sé. Il cibo non ha un valore morale, non è brutto o non è buono, non ha la luce d'angioletto o la codina da diavoletto, non ce l'ha. Però c'è da dire che questi 10 cibi che vediamo oggi sono ricchi in uno o più nutrienti il cui introito sarebbe meglio fosse decisamente limitato in caso di sindrome dell'ovaio policistico, perché questi cibi vanno a favorire una condizione di insulinoresistenza, che è quella disfunzione metabolica che sta proprio alla base della sindrome dell'ovaio policistico. Iniziamo a vedere questi 10 alimenti. I primi 3 alimenti sono pelle o cotenna delle carni, lardo e strutto. Questi 3 alimenti o ingredienti, a seconda della ricetta considerata, possono avere appunto varie funzioni. Possono, nel caso della cotenna, della pelle e delle carni, mantenere la tenerezza della carne, oppure essere mangiate nel caso in cui la trovaste francamente deliziosa. Oppure il lardo può essere utilizzato per cuocere altri alimenti, oppure come condimento in una bruschetta o in una pizza. Mentre invece, per quanto riguarda lo strutto, solitamente viene utilizzata come componente grassa, ad esempio negli impasti delle piadine oppure ancora in alcuni dolci. In ogni caso si tratta di alimenti composti quasi esclusivamente da grasso, e i grassi di questi alimenti sono quasi tutti del tipo saturo, cioè questo è un tipo di grassi che in realtà nella sindrome dell'ovaio policistico non dovrebbe essere consumato in eccesso, perché sono una tipologia di grassi che va a favorire l'infiammazione e insomma vanno a ostacolare un po' quella che è la dieta antiossidante, che è quella che si dovrebbe adottare in caso di sindrome dell'ovaio policistico. A proposito di questo, siccome iniziano ad esserci un pochino di video sulla sindrome dell'ovaio policistico, non ricordo se questo è il terzo o il quarto su questo tema, comunque inizio a creare una playlist, così li raccogliamo anche tutti lì questi video. Se volete vedere anche gli altri video appartenenti a questa playlist sindrome dell'ovaio policistico, vi lascio il link qua sopra nella scheda e qua sotto in descrizione. Quarto e quinto alimento in realtà sono quarta e quinta categoria, perché parliamo di latticini molto grassi e formaggi molto grassi. Latticini molto grassi, ad esempio panna burro e mascarpone, quindi comunque derivati del latte. Per i formaggi molto grassi sono ad esempio brie, asiago, emmental, groviera. Me ne viene in mente qualcun altro di particolarmente grasso? Oh sì, imbroglio, ho la lista qui a fianco. Anche, oh giusto, il provolone e la burrata, non posso ricordarmeli tutti. Insomma, i formaggi davvero tanto grassi. È importante limitarli in caso di sindrome dell'ovaio policistico, perché proprio come gli altri 3 alimenti che abbiamo visto prima, sono molto ricchi di grassi saturi di origine animale. E abbiamo detto che questi, siccome vanno a favorire l'infiammazione e lo stress ossidativo, alimentano la condizione di insulinoresistenza, appunto, che è la disfunzione metabolica alla base dell'ovaio policistico, insieme ovviamente a un eccesso di androgeni, ma queste cose sono intimamente collegate. In ogni caso andrebbero appunto limitati. Se voi pensate comunque che ma se io mangio il formaggio in realtà sto mangiando anche proteine, avete ragione, ma per quanto riguarda i formaggi abbastanza grassi, cioè in una ricotta abbastanza magra, per fare un esempio, dovete considerare i formaggi anche un'importante fonte di grassi, non di sole proteine. Se cercate di vendervela con ma i formaggi sono anche ricchi di calcio. Ah sì, certo, perché uno si mangia il tiramisù andando a pensare che è ricco di calcio. Right. Il sesto alimento sono le margarine idrogenate. Beh, possiamo pensare che, ok, devo evitare i grassi di origine animale. Beh,
usiamo le margarine. Avranno meno grassi saturi, saranno più salubri, giusto? Non è detto, non è un no assoluto, ma non è detto. Infatti le margarine che andiamo a trovare come ingrediente spesso di prodotti confezionati da forno come grissini, biscotti, torte, oppure ad esempio nella versione vegana o magari senza lattosio che non usi burro di determinati dolci o altre preparazioni da forno, se ha in sé dei grassi idrogenati o grassi trans, allora potremo ritrovarci in una situazione anche peggiore rispetto ai grassi saturi. I grassi trans infatti sono una tipologia di grassi ancora meno salubre rispetto ai grassi saturi. Se volete saperne di più su questa minacciosa categoria di grassi, vi lascio il link qua sopra nella scheda e qua sotto in descrizione, perché sì, ho realizzato un video in proposito. Settimo e ottavo alimento sono olio di cocco e latte di cocco. L'olio e il latte di cocco sono degli alimenti di origine vegetale, non animale, però hanno una particolarità, cioè anche loro sono molto ricchi di grassi saturi, quindi anche in questo caso andrebbero limitati. Notate bene che quando io dico evitati, limitati, non intendo Dio, sono Satana, escludeteli del tutto dalla vostra vita. No, però andrebbero sicuramente limitati, e se vi trovate a poter scegliere, magari scegliete la ricetta, la preparazione che ne contiene di meno o che magari non ne contiene e vi piace ugualmente, o magari limitate solo ad alcune occasioni un consumo un pochino più abbondante, tipo ne mangio solo una volta al mese, ma quando ne mangio dovete vedere quanto latte di cocco mi scolo. Nota bene, per latte di cocco non intendo quello già diluito tipo cocco riso che trovate nel reparto colazione insieme alle altre bevande vegetali, ad esempio insieme al latte di soia. Intendo il latte di cocco, quello che trovate nella lattina o nel cartone, quello che quando fa un po' più di freddo tende proprio a solidificarsi, ad avere una parte acquosa inferiormente o una parte grassa, super cremosa, burrosa superiormente. Ecco, che cos'è che rende cremoso, burroso, pannoso, meraviglioso il latte di cocco? I grassi saturi, esattamente. E l'olio di cocco viene promosso da alcuni come sì, ricco di grassi saturi, ma ad un tipo di grassi che fa davvero, davvero bene. Tuttavia, non c'è sovrapponibilità fra l'estratto purificato di questi acidi grassi contenuti nell'olio di cocco e l'olio di cocco nella sua interezza, quindi si tratta di due condizioni diverse. È molto importante quindi non prendere sempre per oro colato quello che effettivamente si trova da alcuni promotori di determinati prodotti riguardanti wellness, salute e alimentazione. Guarda caso poi l'olio di cocco è anche costoso quando è molto ricco di questi MCT, cioè trigliceridi a media catena, ma vabbè, insomma, dopo tutto va comunque limitato perché è molto ricco di grassi saturi, per quanto delizioso possa essere, badate bene, io adoro il sapore di cocco. Nono e decimo alimento sono le bibite zuccherate, che in realtà possono comprendere diversi alimenti, aranciata, Coca-Cola, succhi di frutta non al 100%, quindi zuccherati. E poi invece il decimo alimento, che può essere anche un ingrediente, è lo sciroppo di glucosio fruttosio, che si trova come ingrediente principale ad esempio di caramelle oppure in alcune bibite zuccherate, insomma sostanzialmente è un dolcificante. Sia le bibite molto ricche di zucchero che lo sciroppo di glucosio fruttosio, insomma le cose super mega zuccherine, ma non naturalmente zuccherine come ad esempio la frutta, ma artificialmente zuccherate, fanno elevare rapidamente la glicemia, cioè gli zuccheri nel sangue, e in più hanno un bassissimo potere saziante, perché nella maggior parte dei casi si tratta di alimenti con basso volume, tipo caramelle, oppure che beviamo e quindi non contribuiscono al senso di sazietà. Quindi sostanzialmente prima di saziarci di roba zuccherina avremo introdotto un quantitativo di calorie esagerato, e comunque far elevare rapidamente la glicemia significa anche in un certo senso favorire l'insulinoresistenza, e siccome hanno un potere saziante molto basso significa favorire l'obesità, che è una situazione spesso compresente nella sindrome dell'ovaio policistico, e fa sì che si instauri un circolo vizioso di dismetabolismo, obesità che aggrava l'insulinoresistenza, che favorisce l'aggravamento dell'obesità, eccetera.
Non solo questi ultimi due alimenti però hanno un basso potere saziante, se ci pensiamo ad esempio molti anche degli altri alimenti, nonostante siano abbastanza grassi, hanno un basso, non hanno per forza un basso potere saziante, ma hanno anche un'elevata o danno un'elevata palatabilità. Un qualcosa che contiene lardo, che contiene strutto, che contiene margarina, che contiene mascarpone oppure la cremosa burrata, sono estremamente gratificanti perché appunto hanno quel meraviglioso e vellutato grasso che ci rende il piatto particolarmente palatabile e contribuisce a dare quella scossa di dopamina, un neurotrasmettitore, dicono il neurotrasmettitore un po' della felicità, anzi della gratificazione meglio, e quando non abbiamo una scosse sufficientemente frequenti di dopamina date ad esempio da questi alimenti poco salubri, è come se il nostro corpo avesse una sorta di crisi d'astinenza. Questo soprattutto se la nostra alimentazione è a base di cibi molto grassi, molto zuccherini, e quindi in un certo senso come se fosse drogato da questi alimenti il nostro cervello. Quindi, come abbiamo detto, se cerchiamo ad esempio di come standard neurometabolico, diciamo, di settare questa dopamina data dalla scarica di questi alimenti super golosissimi su un livello più basso, andando a normalizzare, abbassare il consumo di questi alimenti, dobbiamo comunque tenere conto appunto che sono molto palatabili, che il nostro cervello sviluppa una sorta di bisogno. Quindi comunque è per questo che anche i vari cambiamenti che facciamo devono essere non esagerati, non tutto in una volta, ma comunque devono essere compatibili con il nostro stile di vita, sempre però puntando a un'alimentazione che favorisca il raggiungimento dei nostri obiettivi, in questo caso aiutarci con la dietoterapia nella gestione della sindrome dell'ovaio policistico. Siamo quindi giunti alla fine del video articolo di oggi. Fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel like al di sotto di questo video. Inoltre condividete questo video con chi pensate possa apprezzarlo ugualmente. Non dimenticate di visitare il resto della playlist sulla sindrome dell'ovaio policistico e ricordate che ho anche una pagina Facebook dove trovate la versione scritta di questi video articoli. Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, da te dottore.